Eccoci qua dunque a questa nuova edizione di Contatto. Oggi parliamo di economia, visto che siamo all'indomani di questo maxi vertice incontro che c'è stato a Davos in Svizzera, dove si è parlato. C'è stato questo incontro tra banchieri, governatori per pianificare un po' il futuro economico dell'Europa. Ci sono molti interrogativi sulla fine, sul destino di questa moneta unica che purtroppo è condizionata dall'andamento dei conti interni a ogni singola nazione che ne fa parte. Si teme che il default della Grecia possa incrinare l'unità monetaria. È un argomento che viene toccato, interpretato, ma non viene forse affrontato con la chiarezza dovuta. Come al solito, quando si tratta di parlare di soldi e di interessi privati, si tratta di dover affrontare queste, come dire, riunioni carbonare tra i soliti pochi noti banchieri che paiono essere loro ancora a detenere, anzi certamente sono loro a detenere questo tipo di potere, e noi poveri, diciamo così, po del popolo siamo un pochino destinati a subire le loro decisioni, in quanto buona parte di popolo, insomma di elettori e di chi poi alla fine deve fare i conti con l'economia, non capisce i meccanismi della moneta, del valore, delle relazioni tra le singole valute e tutto quanto. Io cercherò adesso ovviamente di fare un po' ordine della situazione attuale, coinvolgendo, come già sapete, una persona che già ho coinvolto in passato e che è appunto Marco Sabba del Centro Studi Monetari. Benvenuto Marco. Grazie, buongiorno. Ecco, allora io vorrei subito chiederti una cosa, partendo da questo vertice di Davos. Ci sono articoli di diverso tenore, uno in particolare riguarda quello che ha scritto e che ha detto il direttore del Guardian, che è un importante quottidiano internazionale, che dice che l'economia a due velocità in Europa indebolisce l'Unione, ossia vuol dire che a due velocità sottintende un euro a due velocità. Secondo te, dopo questo vertice di Davos, ci sono le possibilità, insomma, che l'euro crolli, che si torni alle monete nazionali o che cosa? Beh, la possibilità che l'euro crolla, diciamo, negli Stati Uniti viene data come una certezza. La domanda è quando crolla, più che se crolla o non crolla. Il vero problema della moneta, dell'euro, in realtà poi non è che sta nel nome, se si chiama euro piuttosto che dollaro o yen, ma è nel suo meccanismo di emissione. È lì il problema. Cioè, mi spiego meglio, attualmente viviamo in un sistema di capitalismo di rendita, un rentier capitalismo, come dicono gli inglesi. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che il capitale non è generato dal risparmio, come crede l'uomo della strada, ma in realtà il capitale viene generato direttamente da queste banche attraverso un falso contabile. Questa è la cosa più importante da capire. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il 100% dei titoli di Stato della Grecia, piuttosto che dell'Italia, di qualsiasi paese dell'Unione Europea, vengono acquistati direttamente dalle banche, da alcune banche che vengono scelte dalla banca centrale, e queste banche si chiamano banche dealer e sono quelle che partecipano a queste famose aste dei titoli. Quindi lo Stato fa finta di fare un'asta pubblica dove vende questi titoli di debito. In realtà solamente alcuni operatori selezionati sono autorizzati a partecipare e sono quelli che guadagnano facendo da mediatori su questi titoli di debito che poi piazzano in altro modo o altre banche o anche in piccolissima parte a privati o aziende. Qual è lo Allora, scopo di questa operazione? Perché si comportano così? dunque, questo è, bisogna appunto risalire un attimo a la seconda guerra mondiale, sostanzialmente già partire da lì, perché è da lì che nasce per l'Italia il debito pubblico, nel senso che l'ultimo esercizio della Repubblica Sociale Italiana nel 1945 chiuse con un attivo di 20 miliardi e 900 milioni di lire dell'epoca. Come si è arrivati da lì ai 1900 miliardi di euro di debito che abbiamo oggi? È proprio il peccato originale consiste nel fatto che gli Stati Uniti sono, c'è un libro che si chiama The Finance of the European Liberation, che è stato scritto da Frank Southard, che era il responsabile di questo programma AMLIRE. Cioè, che cosa succede? Che
negli Stati Uniti nel 1943 vengono stampati 146 miliardi di lire dell'epoca in biglietti chiamati AMLIRE, American Military, lire militari americane. Questi 146 miliardi dell'epoca del 43, 1943 erano tantissimi, e con questi soldi praticamente l'esercito americano, che in questo libro The Finance of European Liberation, come dire, le finanze della liberazione europea, in realtà viene chiamata dentro il testo occupazione americana, in questi 2 anni, dal 43 al 45, comprano tutto il paese, partendo dalla Sicilia, arrivando fino al nord. E che cosa succede? Allora uno qua dice: d'accordo, comprano il paese con questa moneta falsa. Benissimo, ma cosa c'entra col debito pubblico? Perché uno potrebbe immaginarsi che, finita la guerra, gli americani sostituiscono le AMLIRE con i loro dollari per pagare il debito, no, di questa emissione monetaria. Non succede così in realtà. In realtà cosa succede? Che nel 1952 gli americani continuano a usare le AMLIRE fino al 1950. Nel 1952 succede che c'è viene fatta una legge in cui si decide che queste AMLIRE vengono ritirate dalla circolazione e vengono sostituite con dei titoli di debito, cioè dei titoli del tesoro. Quindi il Ministero del Tesoro si indebita con la Banca d'Italia per una cifra equivalente a queste AMLIRE in circolazione. Quindi pagando 2 volte questo debito: la prima volta perché questi soldi vengono spesi, vengono comprati beni reali come anche immobili, la stessa ambasciata americana viene comprata con le AMLIRE, il palazzo che c'è a Roma, eccetera. Ma invece di averli rimborsati, queste cifre diventano ulteriormente un debito dello Stato, quindi raddoppiando, quindi 300 miliardi di lire dell'epoca di debito. Nasce da lì il debito pubblico italiano, che appunto quando c'era la Repubblica Sociale Italiana invece era inattivo lo Stato, allora, nonostante la guerra e tutto quanto. Come faceva lo Stato a essere inattivo prima della liberazione o occupazione americana? Perché lo Stato emetteva la propria moneta tramite biglietti di Stato a corso legale. Con invece la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia viene costretta a utilizzare il sistema del debito, che è quello in cui lo Stato emette delle cambiali che si chiamano titoli del tesoro, con il quale rastrella, fra le virgolette, dal mercato, in realtà dalle banche, la moneta con la quale fare le proprie spese. Però qual è il concetto? Che alle banche questa moneta non costa niente perché ha solo il costo di emissione. Se le banconote, lo sappiamo, costano la carta e l'inchiostro, il denaro virtuale, cioè il denaro creditizio, è semplicemente una scrittura contabile, però in realtà i titoli del tesoro vanno poi rimborsati. E come vengono rimborsati? Ed ecco, cioè, le famose manovre del governo Monti, cioè praticamente che cosa succede? Lo Stato ogni anno deve rastrellare una cifra di denaro per pagare questi debiti inutili che contrae presso le banche, perché ha rinunciato alla sovranità monetaria. Questo è il punto. Il punto è proprio quello, cioè lo Stato, a differenza della Cina, ha nazionalizzato la banca centrale e tutte le banche commerciali più importanti, quindi praticamente la Cina non ha questo debito da signoraggio, che invece noi invece avevamo prima con la Banca d'Italia, ora con la Banca Centrale Europea, di cui comunque la Banca d'Italia è un socio. Sappiamo benissimo che la Banca d'Italia è privata. La novità qual è? Che ora si parla della Grecia. Ecco, pochi forse sanno, fra chi ci ascolta, che i soci della Banca Centrale Greca non si sa chi siano, perché è un segreto di Stato in Grecia chi sono i proprietari della Banca Centrale. Quindi i padroni del bidone vuoto del capitalismo greco non si sa chi siano, perché mentre i padroni del bidone vuoto del capitalismo italiano li sappiamo chi sono, perché sono le banche che sono proprietarie della Banca d'Italia, e quindi i soci che si nascondono dietro a queste banche, i proprietari delle banche. In Grecia non sappiamo nemmeno chi sono, per cui potrebbero essere stranieri, potrebbero essere non si sa chi. È comunque un fatto che anche in Grecia, appunto, c'è questo organismo apparentemente pubblico, che è la Banca Centrale, che in realtà è un organismo privato e difende gli interessi privati. Ecco, Allora, scusa, allora quindi, questi non so. timori secondo i quali i sacrifici imposti all'Italia sarebbero inutili per salvare l'euro Assolutamente. sono No, attendibili? allora, i sacrifici che fanno i paesi con la complicità della burocrazia europea, cioè dei burocrati europei,
che impongono questi sacrifici, in realtà servono solo per garantire le rendite di questi rentier, di questa gente che vive di rendita nell'ombra. Allora, perché dobbiamo mantenerli? Perché non si deve trovare anche loro un lavoro onesto come tutti gli altri? Non si sa, no, non se ne parla, però questo è il problema. Allora, il problema qual è? Il problema è che in realtà l'Europa è, come lo era lo Stato italiano nei confronti delle famiglie italiane che erano proprietarie degli strumenti di produzione del capitale, quindi delle banche, no? Ripetiamo, parliamo di produzione del capitale, cioè creazione dal nulla di questo capitale. Mentre lo Stato faceva lo sgherro di questi banchieri imponendo alla popolazione questo tributo annuale, no, di ricchezza per mantenere questi nati stanchi, questo club dei nati stanchi, allora, ora si è europeizzata questa cosa, per cui c'è questa Banca Centrale Europea privata, c'è questa Commissione Europea. La Commissione Europea, non capisco proprio come, cioè, che differenza c'è fra l'epoca sovietica di Stalin in Russia e l'Unione Europea? Praticamente nessuna, perché in Russia c'erano 15 persone che si sceglievano fra di loro per comandare, e nell'Unione Europea ce ne sono 20 che si scelgono fra di loro per comandare, tipo gente come Van Rompuy, che nessuno sa chi è, da dove arriva, calati dall'alto, amici degli amici degli amici, no? Cioè, Certo, ecco, scusa, e tutta questa realtà a cosa può portare secondo te? quello che può succedere è il loro scopo è sicuramente di nascondere questo grande abuso nei confronti della popolazione, che viene trattata alla stregua di un allevamento di polli che deve solamente produrre. Perché guarda, chiediti una cosa molto semplice, ma tu sai benissimo che c'è una diminuzione demografica nel paese, cioè muoiono più persone di quelle che nascono, no? Quindi non si capisce perché dobbiamo sempre crescere se come persone diminuiamo di quantità. Perché cresce l'appetito di questi rentier, che vogliono ancora di più, cioè vogliono che noi produciamo di più per poter scremare attraverso la truffa del debito pubblico tutta la produzione del paese. Questo è quello che fanno, e se non riusciamo a dargli questo tributo, si impadroniscono direttamente attraverso le privatizzazioni di tutto il paese. È quello che sta avvenendo Allora, sei sostanzialmente. d'accordo che anche il destino economico di un paese e anche la tenuta politica di una nazione è anche molto legata e condizionata dal livello di consapevolezza dei cittadini, no? Certamente, certamente. Guarda che se l'ha capito il generale dei Carabinieri Pappalardo, non so se sai, no? Che è uno alla guida di questo movimento di protesta che dal 16 di gennaio, no, stiamo vivendo nel paese, cioè i forconi, i siciliani, eccetera, no? Ecco, se questo generale dei Carabinieri l'ha capito perfettamente, quando lui dice che i dipendenti statali e quindi anche le forze dell'ordine hanno una busta paga dimezzata, ha ragione, perché in realtà tutti i contributi che loro pagano non servirebbero a niente se fosse lo Stato a emettere la propria moneta e non dovesse pagare questa fetta di carne, no? Cioè questo tributo annuale a questi rentier, che sono poi, peraltro, probabilmente per la maggior parte non sono nemmeno italiani, ma sono stranieri. Quindi Quindi tutta questa. stanno tirando la corda, insomma. Tirando la corda, internet è uno strumento prezioso per capire che questa è una mega truffa, per capire che il collettivo della Commissione Europea è una specie di post-Unione Sovietica in Europa, che non ha niente a che vedere con la democrazia. Tu lo sai benissimo, tu sei un giornalista, sai benissimo quanto sia difficile per un giornalista che dice la verità fare carriera, cioè è impossibile. In America già dal 1880 i grandi giornalisti dicono: noi siamo pagati per non dire quello che veramente pensiamo sui giornali dove scriviamo. Quindi dal 1880, voglio dire, sono 130 anni che la stampa è manipolata dal capitale che viene creato dal nulla da questi oligarchi, e noi viviamo, il Monti e compagnia sono i camerieri di questi oligarchi, no? Che possono forse illudere la vecchia generazione, chi oggi ha, non lo so, 60-70 anni, che è rimbecillito dalla propaganda che c'è in questo paese dagli anni 40 in poi, no? E forse questi ci credono ancora, bisogna fare i sacrifici e stringere la cinghia per dare un tributo ancora maggiore a questi banchieri. Ma in realtà i ragazzi di 20 anni ormai sanno tutti che cos'è il signoraggio, hanno capito perfettamente che questa gente si riunisce a porte chiuse, ma viene scritto anche nei giornali, perché prima mi hai mandato un articolo di Repubblica dove dice che il nostro Ignazio Visco si è incontrato a Davos a porte chiuse con i suoi complici, gli altri banchieri, no? Ma perché a porte chiuse? Cioè, tutti questi fanno cose a porte chiuse. La democrazia può funzionare se la gente sa
qual è l'argomento di cui si parla e dice Certo. la propria opinione. Se Certo. questi si riducono sempre a porte chiuse e si fanno gli affaracci loro, no? E nessuno può mai dire niente perché non sa neanche quello che si mettono d'accordo. Io voglio dire, guarda, io È una veramente sono mafia. molto. È Guarda, è una il mafia. metodo mafioso. Ricordati che il giorno prima della strage di Borsellino, la sera prima, ci fu una riunione segreta in Banca d'Italia, tanto per dire, proprio la sera prima della strage di Borsellino. Quindi io andrei a rivedere, vedi, questo è un paese strano perché se è vero quello che sto dicendo, cioè se è vero che c'è stato un vero golpe con questa pseudo-liberazione americana, che in realtà è un'occupazione, e pensa che ancora oggi noi non riusciamo a liberarci delle basi militari che erano state predisposte nel caso che i russi invadessero l'Italia, no? I comunisti non ci sono più, è caduto il muro di Berlino, queste basi continuano a esserci, gli altri paesi, Germania, Olanda, eccetera, si liberano delle bombe nucleari e gli americani dove le mettono? Tutte nelle basi italiane, perché noi non siamo capaci di dire che non vogliamo le bombe nucleari nel nostro paese, quindi diventiamo un obiettivo per conto terzi. No, un obiettivo via proxy di eventuali problemi di geopolitica. Comunque, il concetto è questo: l'importante è che i giovani oggi si stanno accorgendo di come stanno le cose. Si cerca ancora. Ho visto purtroppo un articolo di un tuo collega Ferruccio Pinotti, che addirittura è andato a intervistare il figlio di Calvi per dire che in realtà dietro a queste proteste ci sono i fascisti, c'è la destra, eccetera. Cioè, qui ancora, perché anche il figlio di Calvi ormai è vecchio, ricoglionito anche lui, come probabilmente anche Ferruccio Pinotti, perché si è pubblicato quelle cose. Cioè, è assurdo, cioè, questa gente pensa ancora di poterci prendere per il sedere con una falsa posizione fra destra e sinistra, no? Divide e timpera, quando ormai la gente se ne frega altamente dei partiti. Guarda che da questo punto di vista ha ragione Grillo. Ma Grillo dice in fondo le stesse cose che dice il generale Carabinieri Pappalardo, se tu lo vai a sentire, che poi Certo. sono le stesse cose che anche Messora di BioBlu, no? Lo conosci, è un bravissimo blogger, che tra l'altro a differenza di me ha anche un modo di parlare e presentarsi molto gradevole e quindi accattivante. Ma allora dico, se il generale Carabinieri dice una cosa, se Grillo dice la stessa, se tutti stiamo dicendo su internet le stesse cose e... Io sono andato a fare una conferenza a Cremona qualche settimana fa, durante un convegno di Forza Nuova. Mentre sono arrivato lì, ho visto che c'erano 100 fra poliziotti e carabinieri che, tra le virgolette, ci dovevano proteggere perché da una settimana gli autonomi stavano manifestando a Cremona per impedire questa conferenza. Allora, io in questa conferenza stavo dicendo le stesse cose che ti sto dicendo, cioè la vera nascita del debito pubblico in Italia a causa dell'occupazione americana e della moneta falsa, delle lire, e poi ho spiegato anche un'altra cosa, che appunto quando le banche emettono i soldi per comprare questi titoli, loro emettono solamente il capitale, ma non emettono i soldi per pagare gli interessi, per cui lo strumento per pagare questi interessi non esiste, cioè lo Stato può tassarti e farti stringere la cinghia quanto vuoi. Ma il simbolo monetario per pagare quel debito non esiste, non è creato a sufficienza e questo viene fatto apposta, perché così quando tu non puoi pagare ti portano via i beni reali, cioè i tuoi assetti, cioè la tua casa, nel caso che sei un privato, la tua azienda, no? Nel caso che sei uno Stato, invece lo Stato deve pagare in solido, quindi con le sue aziende pubbliche, eccetera. Ecco, scusa, Allora, sì, scusa, hai toccato l'argomento Forza Nuova e questo convegno. Hai toccato sì, l'argomento ecco. dei forconi. Allora, Volevo è dire, stato detto che in no, ma... Sicilia dietro a questi forconi c'erano militanti di Forza Nuova, confermi? no, allora ascolta, qui stiamo parlando di chi c'è dietro la moneta. Io ti voglio fare una domanda, carissimo Daniele Martinelli. Tu sai benissimo che esiste, fra le virgolette, la mafia, quella da parata, come la chiamo io, no? Cioè quella che va dal negoziante e gli chiede il 10%, non so, al mese degli incassi, hai Sì, presente? Che il pizzo. ovviamente. Sì, certo, che il 10% è molto meno del 50% che chiede lo Stato, per cui no, se ci fosse solo la mafia, questo paese si sarebbe già ripreso, sei d'accordo con me, Sì, no? certamente. Da un punto di vista economico, non parlo politico. Bene, allora, però ti sei mai chiesto come mai, per esempio, tu hai mai sentito episodi in cui alle banche venisse chiesto il pizzo? No, non se Non ne ho mai sei lavorato mai. in banca, quindi non lo No, so. no, scusa, ma siccome esce fuori, se lo chiedono a un tabaccaio, a un negozio di alimentari, se
ci fosse il caso che la mafia chiedesse il pizzo alle banche, ne sapremmo qualcosa, no? Perché se esce il mini pizzo, il mega pizzo dovrebbe venire fuori. Non si è mai sentito una cosa del genere. Questo ti fa riflettere, no? Penso che ti faccia riflettere, no? Sì. Specialmente se tu conosci la storia della banca Rasini, no? A Milano, eccetera. Allora, a questo punto la gente si sta rendendo conto che la vera mafia sono le banche. Questo è il fatto. Anche la magistratura se ne sta rendendo conto, perché sia negli Stati Uniti ma anche in Italia cominciano a vedersi le prime condanne, i maggiori istituti di credito sono indagati, sono portati in tribunale per l'usura, eccetera. La Quindi Ameris in anche Svizzera è oggetto di un'inchiesta di riciclaggio. visto questo, sì, ma anche quello, anche lo stesso Banca di capo della banca, Berlusconi. ma lo stesso, scusami, lo stesso governatore della Banca Centrale Svizzera ha dovuto dare le dimissioni pochi giorni fa perché sua moglie faceva insider trading, no? Ti ricordi? Non so Sì, l'ho letto. se Hildebrand, mi pare che si chiamava. Ecco, francamente sono rimasto stupito, nel senso che io pensavo che la cosa sarebbe finita in niente, mentre invece è stato veramente costretto alle dimissioni. Quindi questo è un segnale importante. Ti immagini in Svizzera, che è il paese dei banchieri, il capo della banca centrale viene costretto alle dimissioni per insider trading. Vuol Certo. dire questo che cosa? Cosa vuol dire questo? Sono dei segnali, no? Vuol dire che si stanno rendendo conto, cioè la gente si sta rendendo conto, c'è una presa di coscienza su questo problema, e questo problema, devo dirti, che è veramente alla base di tutto, perché questa ripresa non può esserci finché l'emissione della moneta avviene a prestito in cambio di un interesse che non viene mai creato. Cioè, se io ti presto 100 e ne voglio 110, ma io sono l'unico che crea la moneta e quindi ho creato 100 e basta, tu quei 10 dove li vai a prendere? Nell'aggregato è così, beh? E quindi vuol dire che se questo contratto non può essere assolto perché fisicamente non esiste la moneta per assolverlo, diventa un contratto impossibile. Tu sai bene che nel diritto un contratto impossibile non ha valore, cioè è un contratto che deve essere annullato perché non era, è come vendere le case su Venere, no? Sul pianeta Certo. Venere, non ci sono, quindi il contratto non vale. Allora, è qui che, quindi anche qui, guarda che c'è Giulietto Chiesa, per esempio, guarda, quello che fa paura in realtà ai banchieri, per cui ora stanno puntando sul discorso Forza Nuova piuttosto che eccetera, è che si crei invece una grande convergenza tra tutte le C'è forze, una no? grande forza nuova. Una grande forza nuova proprio in questo senso qua. Perché ti dico, io ho fatto praticamente io quella conferenza di Cremona e non ho fatto che dire le stesse cose che dice Giulietto Chiesa, che dice Beppe Grillo, ognuno naturalmente con le sue sfumature, ognuno col suo diverso grado di conoscenza, però questo è un fatto tecnico davvero. Cioè, voglio dire, guarda, c'è un governo Monti, sappiamo tutti che è il governo Monti dei banchieri. Posso farti una domanda? Di Pietro ha fatto un'interrogazione sul signoraggio qualche mese fa, ti ricordi? Una Sì. lunghissima interrogazione di 7 pagine. Sì. Allora, questo governo di tecnici super esperti banchieri, che cosa aspetta a rispondere all'interrogazione dell'onorevole Di Pietro? Dubito, se è un'espressione dei banchieri, credo che non eviteranno l'argomento molto volentieri. Certo. Tecnicamente avrebbero la competenza, no? Cioè, parliamo di. Oh, e perché non lo fanno? Allora, sono loro che si nascondono dietro un dito. Quindi, piuttosto di andare a chiedere a che cosa c'è dietro alla gente che finalmente si sveglia e non tutti si suicidano, ma qualcuno comincia a prendere i forconi in mano, Sei io non mi preoccupo chiarissimo, sei chiarissimo. di Secondo te adesso. questo. Scusa, facciamo un appello qua durante questa intervista. Caro Monti, se sei veramente così bravo, tecnico, presidente della Bocconi, il tempio dell'economia neoclassica, che è una religione che non serve a niente perché ormai è stata completamente, no, ha dimostrato che è una retorica, propaganda e basta, non c'è niente a che vedere con l'economia. Beh, almeno fai finta di capirne qualcosa, rispondi a questa interrogazione dell'onorevole Di Pietro, no, sul signoraggio, e spiegaci per quale motivo dobbiamo continuare a fare questi sacrifici per difendere i tuoi padroni, i tuoi, e lo diciamo da destra, da sinistra, da centro, guarda. Ognuno lo dice. Comunque, il concetto è questo. Oggi non vale più il discorso di dividere la popolazione a destra, a sinistra, centro, eccetera. I Sì, abbiamo partiti sono capito che sono completamente finiti. Sì, schiacciati. certamente. Il punto è capire, però, il punto è capire, secondo te, in che direzione andiamo adesso? Allora, io posso dire questo. L'ira? La direzione in cui vanno loro, dice, vedi che ora stanno continuando a dire ci vogliono altri 140 miliardi di euro
per salvare la Grecia, ma non è vero, la Grecia non li vede nemmeno, questi soldi vengono dati direttamente alle banche che hanno i titoli greci, lo sai benissimo, no? Atene non ci arrivano nemmeno questi soldi, quindi è inutile che dicono che dobbiamo salvare la Grecia quando vogliono salvare, in realtà non salvare, non c'è bisogno di salvare le banche, non c'è bisogno di salvarle perché creano soldi dal nulla, si possono solo arricchire le banche, quindi questi soldi vengono rubati alla gente per dare maggiori profitti a queste banche. Non ci sarà mai una ripresa così. Quell'unica cosa che stanno cercando di fare, questo lo devi vedere come un ultimo tentativo di rapina, cioè stanno rubi chi può, fra le virgolette, fino a che la gente di tutta l'Europa non si unirà, e qui ci sarà davvero l'Europa unita, per cacciare via questo 1% di ladri, no? Con la complicità di tutte le istituzioni che fanno finta e di tutti quei giornalisti di regime che fino ad oggi non stanno facendo quello che fai tu. Quindi, allora, se la gente Infatti io non stufa. faccio più neanche solo giornalista, purtroppo. No, No, ti vabbè, do ma sì, conferma. ma preparati perché magari se le cose vanno avanti così, fra 6 mesi ci sarà bisogno di un vero giornalista che racconta le cose, no? Quindi, no, voglio dire. Almeno questa tradizione, Montanelli, Biagi, eccetera, tu potresti essere il nuovo giornalista di una nuova era dove veramente. Modestamente, modestamente. Sì, perché, giustamente, ma guarda Montanelli che in e fondo. Biagi e Bocca sono legati a, insomma, a periodi anche diversi e soprattutto sono interpreti di un pensiero e erano capaci di leggere e scrivere nel 1945. Ok, ma ecco. Sì. Poi No, io vabbè. Montanelli ha sposato una dodicenne in Etiopia, non è che abbia molta stima da quel punto di vista, ecco. Anzi, mi chiedo che tipo fosse Montanelli, però insomma, grazie dell'accostamento, anche se per, con le dovute No, ma proporzioni, insomma, io alla fine ti dicevo, facevo giornalista, però Montanelli poteva permettersi di mettersi dei giornali perché i soldi li aveva, poteva andare a fanculo Berlusconi, poteva andare a fanculo tutti. Molti altri colleghi, magari anche più bravi di me, non lo possono fare perché se vogliono continuare a fare i giornalisti devono star lì. Io però, ecco, a quel ricatto lì non ho ceduto, piuttosto faccio anche qualcos'altro, ma devo essere libero, ecco. Ah, d'accordo, senti, io non è che volevo fare una questione politica, No, parlavo di, no, volevo solo dire che comunque ci sono stati nel giornalismo delle persone che si sono distinte dalla massa, diciamo che dei velinari, non so come si chiamano sì. quelli che pubblicano le cose, no? Che vogliono gli editori, cioè, che poi dopo uno dica delle cose, l'importante qua importante è quello, anche Travaglio ha ragione quando dice ci vogliono i fatti, no? Infatti ha fatto questo giornale, il Fatto Quotidiano, benissimo, cioè ci vogliono i fatti, bisogna cominciare a dire i fatti, cioè questa è la cosa importante, è quello che oggi non stiamo facendo. Tu gli articoli che mi hai mandato di Repubblica li ho letti, anche quello del Guardian, ma io li ho letti, tutto quello che c'è scritto si può riassumere in 3 righe, cioè l'Europa sta cercando di salvare gli interessi di questi rentier prima che un numero di persone troppo ampio capisca che è tutta una truffa. Quando parlo della Tobin Tax, che è una cosa ridicola, perché qua stiamo parlando Certo, del sì, ma signoraggio. abbiamo capito che qualunque tipo di provvedimento che serve a recuperare la situazione è un po' una buffonata. Io guarda, volevo solo chiudere questa edizione di contatto proprio sulle immagini che ritraggono le femministe nude che si sono presentate a Davos con in mano i cartelli in cui dicono, hanno simboleggiato queste loro nudità, come dire, ci avete tolto anche i vestiti, ormai non abbiamo più niente. E ovviamente sono state fermate dalle forze dell'ordine, si sono presentate a Davos, lo ricordo, a questo vertice dei banchieri e di questi rantier, delle loro mafie, diciamo, monetarie, che cercano di studiare le strategie su come controllare alla fine le masse di popolazione per tenerle povere e continuare loro a vivere di rendita. Questo mi sembra di capire che è il quadro che tu ci hai illustrato e credo che per oggi sia sufficiente, altrimenti andiamo troppo in là nel tempo. È stata davvero preziosa la tua testimonianza e mi auguro, sicuramente sarà così, di poter avere ancora un contributo in futuro. In futuro, sempre su questi temi legati all'economia, non ho capito e vorrei che me lo dicessi in una parola sola se torneremo alla lira, sì o no, secondo te. Poi chiudiamo. Sarebbe una vera occasione di rinascimento di questo paese e di tutti gli altri paesi che decidessero a loro volta di riappropriarsi della sovranità monetaria. Sicuramente sarebbe la salvezza, l'unica Grazie, possibilità. grazie a Marco Saba dell'Unione del Centro Studi Monetari e a presto, grazie. Grazie a voi. Salve. Grazie dunque a voi, noi ci rivediamo a una prossima edizione di Contatto, spero sia stato utile e chissà cosa succederà. A presto.